Ciao, oggi sono qua per spiegarvi come si monta questo qua. Dentro al calendario elfico, cioè dentro la bustina che vi ho fatto vedere prima, troveremo la casetta in cartone, i giochi per i bambini, due blocchi di letterine da mettere all'interno del calendario, il passaporto elfico, dei cartoni che dopo vi farò vedere come utilizzare e altri cartoncini che ora vi spiego come usare. Per prima cosa prendiamo la casetta, che basterà semplicemente schiacciare per farla diventare un rettangolo. Prendiamo poi come seconda cosa i cartoni che vi ho fatto vedere prima, questi qua, che come vedete hanno qua due aperture che si tirano fuori, quindi noi li spingiamo col dito fuori, e qua è tutto piegazzato. Prendete semplicemente il cartone, lo piegate, piegate di nuovo e pieghiamo di nuovo, e si crea questo qua. Abbiamo tutte le vignette e le abbiamo anche qua in alto, e qua abbiamo le nostre linguette che da questa fissura faremo entrare per fissare il tutto così, e facciamo la stessa identica cosa anche con l'altro cartoncino. Prendiamo poi i nostri due cartoni e li accostiamo con il lato alto uno contro l'altro e facciamo entrare in gioco questi qua. Ora accostiamo. Deve essere tutto simmetrico, in senso, qua deve esserci la fissura nello stesso punto, nel modo che ci possa passare qualcosa. Ok, quindi accostiamo e prendiamo il nostro primo cartoncino. Come vedete, questa parte qua in mezzo è tagliata, noi la dovremo far passare in mezzo alla fissura che si crea tra i due cartoni e spingerlo giù e farlo entrare in questi buchi qua sotto. Una volta che è fissato il primo, che è il più difficile da infilare, gli altri si fissano velocemente. Ritiriamo fuori la nostra casetta di prima, che come vedete dentro non è fissata, ma state tranquilli, non dovete mettere scotch né nient'altro, semplicemente andiamo a mettere questo all'interno della casetta. Esattamente così. Prendiamo poi le nostre tesserine, in cui io ho tolto in una gli elastici, e questo altro blocco, in cui sono divisi uno fino al 12 e l'altro dal 12 al 24. Semplicemente le nostre tesserine avranno sopra scritto il numero, come vedete qua, 1 dicembre, e noi dovremo andare a cercare sul nostro calendario rispettivamente dove si trova l'1 e infilare la cartina dentro. Potete vedere questo qua è l'1 che ho appena infilato la prima cartina, e vado per prendere il 2 dicembre, qui, 2 dicembre, e lo infilo nel 2. Eccole qua, il primo blocco è completato. Ora andremo semplicemente a girare il calendario dalla parte dal 12 in poi, quindi proveremo così, lo giriamo da questa parte e infiliamo le cartine dall'altra parte. Prima abbiamo infilato tutte le nostre cartoline da questo lato qua, ora le infileremo da quest'altro. Ora la nostra casetta è piena piena di tesserine e tutte le caselle sono completate. Dimentichiamoci del passaporto elfico, che andrà inserito nella casella numero 24. Chiuderlo diventa proprio un gioco da ragazzi, basta piegare l'angolo del lato che non ha la linguetta, quindi qua c'è appunto la linguetta, proprio come si dice, cioè c'è un pochino, quindi pieghiamo l'altro e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, e abbiamo questi due lati piegati. Poi pieghiamo anche l'altro e noteremo che rimane fuori un pezzettino, qua dovremo infilare la linguetta. Possiamo quindi andare a piegare e inserire le nostre linguettine nei buchi. Andiamo poi a piegare il lato sopra della casetta, quindi questo qui, in questo modo. Inseriamo e pieghiamo. Da qui noteremo che anche qua abbiamo due buchi, uno qua si vede e l'altro qua in fondo che non si vede, però è uguale all'altro. Andiamo semplicemente a piegare il tetto e a infilare le linguette nei buchi. Come un gioco da ragazzi, il nostro calendario elfico. Questo qua con le parole e questo qua dovranno essere dati ai bambini nei giorni di festività, tipo il sabato o la domenica, sarebbe meglio il sabato. Non da inserire dentro al calendario, quindi semplicemente li consegniamo ai bambini. Ed ecco qua il calendario elfico.